Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. Grazie al suggerimento di uno spettatore del canale, in questo video parleremo dell'achilla, detta anche volpe sudamericana, e del perché essa non è una vera volpe. E inoltre parleremo dei suoi più stretti parenti, come ad esempio il culpeo o la pseudovolpe di Darwin. Intorno agli anni 80 le volpi grigie sudamericane erano molto ricercate per le loro pellicce. Basti pensare che in soli 3 anni ne furono commercializzate circa 380.000. La somiglianza con le vere volpi è notevole, ma in realtà non sono per niente riconducibili ad esse. Ma cos'è dunque l'achilla se non una volpe? Si tratta di una licalopeggia, ovvero un genere di animali che appartiene alla tribù dei canini e più nello specifico alla sottotribù dei cerdogionini. Dunque, l'achilla ha caratteristiche genetiche più affine al gruppo dei canini anziché a quello dei vulpini. E in particolare, a livello genetico, risulta essere strettamente imparentata con il culpeo, da cui si è differenziata tra i 600.000 e i 350.000 anni fa. Il culpeo è noto per essere il secondo canide più grande tra quelli originari del suo continente, dopo il crisogione. Inoltre, sembra che domini sugli altri predatori del territorio, come la stessa achilla, oppure i gatti di monte, i gatti delle pampas, i grigioni e i vari uccelli rapaci. Fa eccezione ovviamente il puma, viste le notevoli dimensioni di quest'ultimo. Del culpeo si riconoscono 6 sottospecie, che differiscono per dimensioni, colore del mantello e distribuzione geografica. La punta della sua coda, però, è sempre nera. L'origine del suo nome è correlata ad una sua stranezza, infatti culpeo deriva dalla parola culpem, che significa pazzia, e si riferisce al fatto che gli esemplari di questa specie si espongono senza timore al cospetto dei cacciatori. E per questo suo coraggio il culpeo riveste un'immagine positiva nelle tradizioni dei popoli andini e in particolare in quelle quechua viene invocato insieme al puma come protettore dei neonati. L'achilla vive su entrambi i lati delle Ande, in distese erbose desertiche come le pampas e le steppe o in macchie sempreverdi come i matorral. Venne poi introdotta dall'uomo anche nei boschi delle Terre del Fuoco per contrastare la proliferazione dei conigli, a loro volta introdotti a scopo venatorio. L'esito di tale operazione fu però negativo per le popolazioni di un altro genere di animali, ovvero quelle delle oche testa rossiccia abitanti del posto. L'areale del culpeo, invece, parte dall'Ecuador e dal Perù fino ad arrivare al sud della Patagonia e alla Terra del Fuoco e abita sia in aree desertiche che nelle boscaglie, in posti sia di pianura che montuosi. Esso ha un importante ruolo ecologico poiché si nutre principalmente di conigli e lepri che nel 1915 furono importati dall'Europa a scopo venatorio, ma che successivamente iniziarono a proliferare in maniera incontrollata. Raramente però cattura anche animali domestici come galline o piccoli agnelli e per questo gli allevatori gli danno la caccia e posizionano delle trappole. A tal motivo la presenza del culpeo è diminuita in alcune aree, ma in linea generale non è una specie a rischio di estinzione. Anche l'achilla si nutre di piccoli mammiferi, uccelli e rettili che riesce a sorprendere sul terreno, ma mangia anche dei frutti, come ad esempio la prosopanca americana, la ghianda cilena oppure l'eritrea caustica. Nel complesso sono animali molto territoriali e anche monogami. Alla nascita dei piccoli, dopo una gestazione di circa 2 mesi, la femmina rimane nella tana con essi, mentre il maschio si occupa di portare loro da mangiare. Il culpeo venne anche addomesticato e quello che ne derivò fu l'ormai estinto cane fueggino, la prima razza di cane non derivante dal lupo. Continuando con le altre specie, passiamo a quella che inizialmente fu considerata una sottospecie dell'achilla, ma poi successivamente classificata come specie a parte, ovvero la pseudovolpe di Darwin, chiamata così perché fu catturata per la prima volta da Charles Darwin sull'isola di San Pedro nel 1834. Essa è piccola e scura e i pochi esemplari esistenti vivono nel Cile, in 2 aree distanti tra loro 600 km.
è onnivora e questo è un bene visto che nelle aree in cui vive la disponibilità di cibo varia a seconda della stagione, ma è anche una specie in pericolo, gravemente minacciata dalla distruzione delle foreste limitrofe e dalla presenza di cani randaggi. Sempre appartenenti al genere Lycalopex ci sono altre tre specie e sono la volpe di Sechura, chiamata così perché diffusa nell'omonimo deserto, la Guaracai e il Jaguapitango. La prima che abbiamo nominato è la specie più piccola, caratterizzata da un mantello grigio che schiarisce fino a diventare color crema nelle regioni inferiori e dalla presenza di disegni bruno-rossastri intorno agli occhi, dietro le orecchie e sulle zampe. I suoi piccoli denti sono adatti ad un'alimentazione basata su insetti e piante rinsecchite, ma si adatta a mangiare anche altro in base a quello che trova, anche perché vivendo in aree molto aride dal suo cibo deve ricavare anche una sufficiente idratazione. Per lo stesso motivo esce dalla sua tana durante le ore notturne e i suoi piccoli nascono tra ottobre e novembre. Poi c'è la Guaracai, nota anche come volpe di Azara, in onore del naturalista Felix de Azara. Apparentemente somiglia molto al culpeo, ma ha il muso più largo e disegni neri su di esso, nonché una caratteristica macchia nera nella parte inferiore delle zampe posteriori. Esso predilige abitare nelle distese aperte delle pampas, dove conduce un'alimentazione varia. E tra i suoi nemici naturali figurano i puma e i cani selvatici, ma ha anche una curiosa particolarità. Infatti, quando avverte che un animale più grande sta per avvicinarsi, si finge morto, rimanendo immobile e ad occhi chiusi, fino a quando il pericolo è ormai lontano. E infine c'è il Jaguapitango, chiamato anche pseudovolpe canuta, ed è diffusa in Brasile nella vasta savana del Cerrado che vanta la più vasta biodiversità del pianeta. Essa è una licalopeggia basale, poiché si divise dalla stirpe che condusse alle altre molto prima, circa 1 milione di anni fa durante il Pleistocene. Questa divisione sarebbe riconducibile ad un'alluvione proveniente dal bacino dell'Amazzonia, che divise in due il Brasile. Dunque, gli antenati del Jaguapitango sarebbero rimasti confinati nel Brasile orientale, mentre gli esemplari da cui si sarebbero poi diversificate le altre licalopecce sarebbero rimaste nel Brasile occidentale. Esso è di piccola taglia, è snello, con le zampe lunghe e le orecchie grandi. Ha la particolarità di avere le bolle timpaniche più grandi tra quelle di tutti i canidi delle Americhe e molto probabilmente è perché gli servono per percepire meglio gli insetti di cui si nutre in misura prevalente. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi consiglio di non perdere il prossimo in cui parleremo del simpatico koala e per essere avvisati della sua uscita basta iscriversi al canale e cliccare sulla campanella. Vi mando un saluto e a presto!